spesso si associa ciò che è chic con elite. Ma è proprio così? No, lo chic è a disposizione di tutti, solo che occorrono due strumenti. Uno è la conoscenza, un po' di competenza, e l'altro sono gli occhi, che ha ogni individuo. La conoscenza serve per conoscerlo e gli occhi per guardare, per riconoscerlo. Ma allora, lo chic lo possiamo trovare tutti i giorni nel quotidiano? Lo chic ci accompagna in ogni giorno, in ogni passo che facciamo, in ogni luogo dove andiamo in gita, perché lo chic è un qualcosa che può stare anche sul marciapiede che camminiamo, sul sentiero che percorriamo il sabato e la domenica, può essere una foglia caduta di un colore meraviglioso che si abbina perfettamente a tutte le altre intorno a lei, può essere una vecchia rovina, una parete polverosa, un intonaco che non è più quello nuovo e che ci svela quello precedente che magari era più bello e fatto anche meglio. Lo chic è ciò che è autentico. In qualsiasi situazione oggi si trovi, quindi in Italia siamo pieni di cose chic, perché noi abbiamo rovine, pietre antiche, alberi monumentali, opere d'arte, tutto, magari sono solo impolverate e noi non sappiamo, solo perché hanno la polvere, noi non sappiamo più dire oddio come sono belle. Guarda in questa casa, non c'è niente che non abbia almeno 60 anni, eppure è tutto splendido. Noi oggi queste cose qui non le sappiamo più fare, un intaglio del genere non lo sappiamo più fare, pochissimi artigiani lo sanno fare, però ne abbiamo tantissimo. Noi in Italia siamo ricchissimi di cose molto belle, anche di uso quotidiano. Lo chic nel quotidiano è una fede nella volontà di andare oltre i luoghi comuni. E questo vale per ciò che è chic e per ciò che è il suo opposto, che è necessario, il RUSP. Il RUSP, Irina, che cos'è il RUSP? Chi meglio di te potrebbe definire cos'è il RUSP? Lei è RUSPA, come dice? È un modo greve che c'è un po' dentro di ognuno di noi. È un fare genuino, autentico e anche buffo, un po' come le galline del tuo amato pollaio.